spazio, naturalmente con l'eccezione del parco Rosetta. Ricordo, mentre si può preparare il secondo concerto, quello Cité Europee in Senses, come già stato detto, il progetto per parte italiana è sposato tra l'altro in una mostra didattica che vi invitiamo ovviamente tutti a vedere, all'Arena, anche perché all'interno della mostra è stato costruito un video di presentazione di questi progetti, così come ne abbiamo dato conto all'interno del catalogo. Tutti questi materiali sono liberamente scaricabili, consultabili dal sito del progetto, che è www.interituro.eu, quindi potete continuare ad approfondire questa questione e a vedere altri materiali relativi a questi risultati. Il secondo dei quali ha invece analizzato un altro tema, che è quello della, secondo io chiamerei quello della multiculturalità, rendendo soprattutto molto bene come in realtà in questa, nelle radici culturali dell'Europa, queste radici siano moltissime, molteplici, vengano da molto lontano, dall'est, dal sud, e che quindi risulta spesso piuttosto limitante o complesso parlare di un'unica identità che porci come qualcosa di altro rispetto al diverso. Le nostre radici sono molteplici e sono fortemente intrecciate e mescolate tra di loro. Questo è uno dei risultati del progetto CEC e che il progetto l'Europeense e l'Opera dei Punti credo abbia contribuito a sottolineare molto molto bene. Prego. Buongiorno a tutti, io sono